Queste quando decidono che se ne devono andare comandano loro. Ah, testa dura, le capre. Un animale molto curioso. Che belle, guardate lì. Ma non hanno paura se mi avvicino, no? No, dovrei anche... più aver paura io, vero? No, se ti vedono quattro settimane ti vengono uccisi. Che belle. Guarda dove siamo. Ti metti una foglia di giro, adesso vedi com'è. Vieni. Vieni. Guardate. Guardate. Ecco lì. Che belle. E questo che è il maschio, eh? Questo è il maschio. Forte. Dai, il corno. Allora. Non avete mangiato, dove? Eh? No, no. Ah. Senti, la posso mettere su YouTube questo video? Tanto, eh? È bello, eh. C'hanno più foto loro che noi io quando mi sono sposato. Che bello. È finito, eh. È finito. Guarda. Quindi loro prendono le porte al pascolo e mangiano queste, insomma, le foglie che trovano. Mangiano le... Ma questa, la capra non mangia mai la stessa cosa. Ah. Cioè c'è un'alimentazione, non è come la pecora, il prato, l'erba. La capra adesso mangia l'erba, poi va vicino alle foglie, poi i rovi, guarda vicino a qui rovi là, sono quelle fogliettine piccoline. Sì. Ma io non so come cazzo fanno a prendere. È viziosa, vuole sempre cambiare piatto. No, c'è un'alimentazione, cambia sempre. Ah. Questa è pecorella, Questo è un capricino, questo è un canericino perché non c'è la mamma. Ah. Piccolo. Ciao. Che forte. Vieni qua, vieni. Bellino. Vieni qua. Piccola, aspetta, è una fogliolina. Ti piace questa? Bianca. Non ti piace? La mamma si è morta. Ah, oh, povera. Allora gli devo fare per il latte sotto un'altra grana. Quarantè. Quarantena si chiama? 40 euro. Ah, 40 euro! È il suo valore commerciale. Ehi! No, è una lunga storia. Ah. Perché quando stava nascendo, la mamma dalla mattina non poteva partorire. Tutto il giorno, fino alla sera. Chiamai quattro veterinari, nessuno poteva venire. Se ti guardavi, mi ha chiamato i quattro, tutte, se mi si muore la capra vi denuncia tutti quattro. Dopo tanto tempo venne il veterinario, detto alle 7:20. C'aveva solamente i piedini fuori, però la mamma non era pronta. Il veterinario alle 7 venne alle 9 la sera, quei piedini erano gelati. Praticamente non si era dilatata, non era pronta. Mm. Gli fece una puntura. In 2 secondi si dilatò e partorì. Ah. Poi tutte le medicine, mi costa 40 euro, gli ho messo così. È bello, è bello. E così si chiama 40 euro. Poi ho detto a vedere, non te la pigliare perché un uomo mi è venuto così, anche. Meno male. Bellissimo. Piccolo. Mandiamo la mascherina e faccio l'attacco. Certo. Questo è maschietto? Femminuccia. Ma ognuno c'ha il suo nome, c'ha? Ma dipende, qualcuno più... Diciamo più i capitani? Esatto. Ok. Questo si chiama Carla. Capra? Carla. Ah, Carla. 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 Ah, te senti, sì. Senti come caspita, voglia, a te Carla. Sì. Carla.
Guarda. Chi è? Ah, Ninetta pure. Che forte. Che è successo a Ninetta? Ha fatto a botte? No, questa è da piccolo, per il corno. Ah, ok. Ah, perché se si rompe il corno poi non ricresce. È come quando tu ti tagli l'unghia, un dito. Sì. Rinasce tutta storta. Ah, ok. Un'unghia del corno. Certo, un'unghia. Quindi comunque se lo tagli in teoria ricresce, poi dipende. Ricresce, ma ricresce sempre con quel taglio. Ok, ah, ok, ok. Di solito si togliono, quando c'hai le pecore in fuori, si tagliano le punte, sennò quelle con le punte. È bellissimo, e quindi tu vivi proprio qui a Castel San Vincenzo, qua in riva al lago? Sì, sì, sto la stalla a Pavilina. Che bello, beh, bellissimo, bellissimo sia per loro che per te. Guarda. No, oggi non me ne sono accorto, è rimasta una capra dentro, è andato mio figlio e si è partorito. Il cane si diverte a fare il bagnetto, ah, pure. Beh, chi meglio di loro comunque. Le fai stare bene proprio. Ciao, grazie, grazie. Buona serata. Dai, dai. Questo video è spettacolare, cioè le cose che puoi trovare in Molise così all'improvviso. Ricordiamo, siamo a Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia, no? Un po' difficile arrivarci, ma per fortuna così, diciamo, questo ambiente rimane abbastanza incontaminato. Castel San Vincenzo a Volturno. Beh, scrivetelo nei commenti. Mi sembra sia Castel San Vincenzo a Volturno il nome originale. Comunque è bellissimo. Ed è in Molise, questo è sicuro. Aspetta che arrivo anch'io, Dai, vieni. Ma è troppo bello, aspetta, voglio finire questo video. Meno male che ho sempre il telefono a portata di mano. Doppia batteria. Poi è pulita l'acqua, no? Guarda qua, un po' di melma all'inizio, però poi è pulitissima. Qua io penso uno si può portare pure la barca, o no? Come no, se ci puoi nuotare. Sentile, sentile, sono arrivato. Troppo bello. Palamella, ma dove li trovi sti posti, capito? Ma sti posti dove, capito, stai per i fatti tuoi, in tranquillità, soprattutto a quest'ora, cioè le 8. Saranno, non lo so, boh, non lo vedo l'orario. Sì, no, le 8 meno 20. 8 meno 20 del 23 luglio 2016. A degria, 30. Dobbiamo fare questo fuocherello dopo,
per forza. Va bene. Ecco il fuoco preparato. Tutte le protezioni, pioggia e tutto. Date. Cari amici del canale del Molise, io vado a farmi un bel bagnetto. Ciao.